Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini per raccontarvi le vostre storie, come Padre Pio è entrato nella vostra vita. Ce lo state raccontando a questo indirizzo di posta elettronica, come ad esempio ci ha scritto un nostro caro amico raccontandoci la sua storia, Luigi. In un periodo di disperazione, di smarrimento, decide di fare un pellegrinaggio qui a San Giovanni Rotondo, spinto dalla devozione della mamma verso Padre Pio e anche dalla sua stessa ricerca di conforto, per motivi di separazione, di perdita di lavoro, di vita un po' sbandata, confusionaria, racconta, decido per la seconda volta di raggiungere San Giovanni Rotondo e di fermarmi una notte. La prima visita, avvenuta nell'ottobre precedente, non aveva portato alcun conforto, lui racconta. Dice, non mi era piaciuto nulla. Ma a gennaio, nella disperazione più totale, decide di ritornare. Sente che qualcosa lo chiama, determinato a trovare una risposta o forse a gettare il rosario, lui racconta, nell'immondizia. Arrivato a San Giovanni Rotondo, nel tardo pomeriggio, incontra per caso un vecchio amico di Trapani che non vedeva da circa 10 anni. Mi fermo, iniziamo a parlare con stupore, dice. L'amico lo invita a partecipare ad una messa la mattina successiva in una struttura di accoglienza gestita dalle suore. Lui racconta voluta da Padre Pio per i pazienti dell'ospedale. Dopo aver prenotato il suo B&B, Luigi si dirige verso la chiesa per confessarsi, così assistere alla messa, ma una telefonata del suo avvocato per la separazione lo turba profondamente, facendolo sentire ancora più scoraggiato. Decide allora di ritornare al B&B, riposarsi, ma davanti alla porta sente qualcosa di strano, una forza interiore che lo spinge a cambiare idea, a ritornare in chiesa. Partecipa così alla Santa Messa. In quell'occasione, lui racconta, è il guardiano che celebrava, Padre Rinaldo, che io non conoscevo, un sacerdote sconosciuto che inizialmente dice non gli suscita simpatia. Riceve l'Eucarestia e, sentendosi ancora inquieto, esce dalla chiesa, nota qualcosa di straordinario. La mia vista si focalizza sulle finestre del convento, racconta. Ho visto Padre Pio, era lui dietro quella finestra, mi salutava, mi benediva. Nonostante questa strana visione o quello che comunque riuscivo a percepire, lui racconta, non dà importanza all'evento, pensando che fosse un modo creativo di ricordare dove Padre Pio si affacciava. Ecco, lui pensava che forse c'era qualcosa di particolare che era stato creato ad hoc, che, dove si vedeva Padre Pio che benediceva. Torna così al B&B, un po' più rilassato, non tanto per questo che aveva vissuto, ma soprattutto per la foto che aveva nella stanza, la foto di Padre Pio, con un bambino che somigliava alla sua figlia più piccola. Il giorno dopo, nonostante la poca voglia, si alza alle 5 del mattino per l'appuntamento della messa con il suo amico. A messa incontra due persone straordinarie, racconta, Marco e sua moglie, due ex primari che pregano con un'intensità particolare che lo colpiscono profondamente. Dopo la messa viene presentato a Padre Rinaldo, che lo invita ad incontrarlo più tardi in chiesa. Alle 10:30, puntuale, si presenta all'appuntamento, viene condotto nella zona di clausura, lui dice, dove Padre Rinaldo gli offre consigli preziosi e lo guida in un momento di preghiera unico, racconta Luigi. Mi accompagna così nella cella numero 5, facendomi inginocchiare di fronte al cuore di Padre Pio e pregando. L'esperienza è così intensa che ancora oggi ricorda vividamente quei momenti. Il giorno seguente torna a messa alle 6 e Padre Rinaldo, incontratolo in sacrestia, gli suggerisce ancora di ringraziare il Signore e non lui. Al rientro a casa, con la mente piena di domande, si chiede se quella visione alla finestra fosse reale. E lui ancora ci chiede, la mia domanda per capire se sono pazzo o meno, dice, c'è una statua a far ricordare ai fedeli che c'era lì Padre Pio che si affacciava? Beh, e termina la sua email. Guardando il convento c'è una croce che indica il luogo dove Padre Pio si affacciava quotidianamente per salutare e benedire tutti i fedeli che giungevano qui da ogni parte del mondo per incontrarlo.